Ciao a tutti e a tutte! Eccomi tornata con un nuovo video! Come state? Io tutto bene. Ho passato un po' di giorni in cui non ero proprio al massimo delle mie forze, però ora mi sono ripresa e ho l'energia necessaria appunto per registrare un video e per fare un video che possa portarvi, come io spero sempre che possa essere un mio video fonte di serenità. Io tutto bene, siamo ai primi di dicembre, infatti io ho già fatto l'albero, mi sono divertita a farlo appunto in famiglia e a decorare con gli addobbi, e io credo che l'albero dia sempre un'atmosfera di casa in qualche modo, di posto rassicurante in cui noi ci possiamo spesso rintanare anche stando a contatto con i nostri pensieri, con le nostre emozioni. Vi avevo lasciato con l'esperienza di cui vi avevo promesso che vi avrei raccontato nel video precedente, ovvero l'esperienza del volontariato che ho cominciato e di cui ogni giorno sono davvero sempre più felice di far parte. Come credevo, penso che quella sia la mia strada, la strada dell'aiuto, la strada della comprensione, e la strada di conoscere e di andare incontro a persone nuove senza davvero nessuna paura e nessun pregiudizio. E quindi in un clima privo di questi preconcetti, di questa ansia, di questa ignoranza che di solito chiude le menti di chi ha un cuore purtroppo ancora colmo di pregiudizi che permessi anche dalla società in cui viviamo, dove spesso le persone con disabilità e non solo sono viste come un unico blocco di persone etichettate come diversi. Invece io voglio e continuo negli anni cercare di smentire queste credenze inutili che si hanno nei confronti di persone, ad esempio, con disabilità, perché sono persone assolutamente genuine, assolutamente con tante risorse e con un cuore ricco davvero di affetto da dare. Sono in cerca di emozioni positive da poter ricevere, sono in cerca di calore, di affetto, ma poi saranno loro i primi a ricambiarlo. Vi faccio un esempio di un ringraziamento e di un gesto simbolico che hanno compiuto loro per me, per ringraziarmi appunto del tempo che avevo donato loro, che per me è sempre un divertimento perché in fondo ci siamo divertiti davvero tanto, era davvero come un clima di una grandissima festa. E quindi volevo raccontarvelo. In pratica, quando abbiamo finito di ballare al momento della merenda finale, è un momento di colloquio in cui ci salutiamo, parliamo delle prossime canzoni da ballare, lasciamo, diciamo così, libertà ai commenti a caldo e alle sensazioni provate in prima persona dai ragazzi. Mi sono stati donati una serie di disegni fatti da una signora che mi è venuta vicino e come, diciamo, premio. Io ovviamente ho apprezzato, l'ho ringraziata con il maggior affetto che potevo dargli e mi ha stupito quanto loro abbiano
potuto ringraziarmi con un dono per l'apprezzamento verso quel piccolo gesto che io e la mia amica avevamo fatto. Quindi sono rimasta davvero stupita, davvero contenta e davvero tanto tanto felice di ciò che mi sta accadendo, perché questa è una piccola gioia, una piccola felicità che sto ricevendo. In questi piccoli servizi per aiutare gli altri mi aiuteranno a capire meglio in quale settore mi potrò, diciamo, nel mio piccolo specializzare. Una volta che magari potrò essere inserita nel mondo del lavoro, una volta che magari potrò essere inserita in un contesto sociale, credo che la strada dell'aiuto, come ho già detto prima, sia un po' il mio campo, anche se comunque ci rimarranno tantissime altre professioni, come appunto quella di scrivere storie, che anche se forse scriverò per me stessa d'ora in avanti, non passerò. Avrei tanto piacere di continuare a scrivermi, infatti lo continuo a fare, ho tantissime bozze di racconti che magari poi continuo nel momento in cui mi sento maggiormente ispirata. Vi invito non lo so, a pensare alla volontariato proprio in senso proprio di donare agli altri il vostro tempo, una vostra parola, un vostro piccolo gesto, e vedrete che anche il più semplice sorriso, il più semplice gesto che magari a voi può sembrare una cosa piccola, a molti potrà sembrare il mondo, potrà sembrare qualcosa di davvero grande. E se riuscirete ad accendere una scintilla nel cuore di qualcuno che magari in un determinato momento è afflitto da tristezza, da rabbia o da qualsiasi emozione negativa, se riuscirete a tramutare quel sentimento magari in un sorriso, sarete i primi a diventare un punto di riferimento per loro. Vi invito a rifletterci, anche perché siamo appunto nel periodo di Natale. Ricordate che il Natale può essere la festa più divertente, ma se non c'è gentilezza nel cuore delle persone che lo festeggiano, perderà la sua vera origine, il vero messaggio che fa scaturire il Natale. Ci vedremo con qualche altro video sicuramente prima delle vacanze, magari specifico a tema Natale, anzi, se volete, ditemi voi quali contenuti preferireste vedere nei prossimi video. Questi video li ho fatti un po' a tema chiacchiere. Mi faceva piacere parlarvi di queste esperienze che in qualche modo sono sempre legate un po' a livello sentimentale al Natale. Quindi fatemi sapere veramente quale video magari specifico vorrete nei prossimi giorni. Io sarò pronta a farli e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!